Oh, Mauri, sai, si va a incontrare quelli di Marco Polo, dai. Marco Polo, Marco e Polo. No, 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 Marco, sono Favino e Richelmi. Pierfrancesco Favino e Lorenzo Richelmi. Marco e di Marco Polo. Marco Polo. Vabbè, che ti sei bevuto? Questo è estratto di muscolo di Schwarzenegger. Che bello. Comunque, stai calmo, ti chiamo io. Ci sei? Non fare casino. Dai. Ok, silenzio e... Vai, silenzio. Vai, vai, Marco Polo, Marco Polo. Marco Polo. Oh, buonasera, signori. Siamo qui per presentare il nostro show Cotto e Frullato. Io sono Paolo. E ora arriveremo. Aspetta, 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 non è ancora il momento. E quindi noi è uno show di cucina, ma ha un'energia particolare perché diciamo che il nostro chef. Sì, vieni, 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 vieni. Il nostro chef Maurizio Merluzzo. Ciao a tutti, sono Maurizio Merluzzo. Ciao Marco, ciao Paolo. Noi siamo qui, io e Paolo, lui è il mio regista perché giustamente l'ho trovato per strada e gli volevo dare lavoro. Noi siamo, io, in rappresentanza del canale Cotto e Frullato. Cos'è Cotto e Frullato? Tu lo sai? Scherzi, è l'unico canale, secondo me, di cucina che vi aiuta a mantenervi in forma senza rinunciare ai piaceri della tavola. Perché Cotto e Frullato? Perché prima cuoci, poi si frulli. Ma è micidiale! Hai fatto, Allora Paolo, come bene. Di solito noi sul set sono io dietro la cucina, dietro il bancone, cucino, frullo, preparo, taglio. Tu sei abbastanza inutile quando sta riprendendo qualcun altro. Esatto, io. Perché tu sei regista, quindi fammi un favore. Dimmi. Vai a prendere la roba da. Troviamo qualcosa, dai. Ovviamente non posso cucinare. Potessi cucinare, preparerei. Io ovviamente ho detto che quindi rimanere in tema. Crudo me? No, crudo. Crudo me viene il sushi, perché io di cognome faccio Merluzzo, quindi. Che me voilà. Preso? Ma che è sta roba? Ma siamo alla presentazione, ma cosa? Avevi detto che stai bevendo? Volevo gli involtini di primavera io, con la salsa di soia, i ravioli al vapore, il cinghiale in catawano. Lorenzo, tu che sei stato lì, ma in tasca. Cioè, dai, dammi il raviolo, ce l'hai ravioli? E bacchette? Non so niente. Due bacchette? Nulla. Cioè, se proprio volevi prendere... Organizziamo un po'. Ci penso io, però vai. Certo che anche tu, se proprio volevi stare in tema frutta con Marco Polo, almeno prendevi un mandarino. Cioè, proprio non so. Vuoi due? Siete dei bravissimi attori, sia in italiano che in inglese. Però li vuoi quei kiwi? Lo devi dire. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi due kiwi? Ne vado. Li vuoi due kiwi? Dillo in inglese. Oh, you want some kiwis? No, thank you very much. Dillo in cinese. Non ci vuole più kiwi. Perché kiwi in cinese si dice kiwi. Allora, giustamente ti dici, perché il frullatore? È una domanda che uno si pone, dice, ma come? Dici in generale. Tu durante le tue ricette mi fai un pollo marinato con la birra, il peperone, tutto bello, preparato, impiattato, poi me lo butti nel frullatore e con che lo frulli? Con la birra? Ragazzi, perché? No, perché? Perché ha senso. Perché avviene all'interno del blender la frullanza. Questa mistica arte che mi ha insegnato il mio maestro Arnold Schwarzenegger, lui mi ha tramandato la frullanza dicendomi, Maurizio, vai e portala nel mondo. Fa sì che le persone possano assumere a una velocità più veloce, la velocità più veloce, ma tu scherzi, la velocità più veloce, le proteine e tutto quello che serve al corpo per potersi allenare e andare avanti affrontando. Quindi frullandolo, quindi frullando tu digerisci prima. Perfetto. C'hai fretta, sei di corsa, prendi il frullatore e ci metti a pasta, al pollo, caffè, fumi? La sigaretta, tutto fatto, tu hai frullato tutto. Ora, questo kiwi mi sembra un po' duro da... Come vuoi, come funziona? Mi sembra da massaggiato, tipo la vacca di Kobe, ma quella sta in Giappone, è un'altra cosa. Il maestro mi ha insegnato tutto. Il maestro Arnold. Arnold, che ecco. Erano due maestri, Arnold e Arnold. Uno era piccolo e nero, l'altro era grosso e non è bianco. Perché i kiwi, non so se lo sapete, vanno aperti così, con le dita. Perché? Questo è tipo da riprendere a capocciare le mattonelle, spaccare. Difficilissimo. Oh, vedi? Puoi provare a dire così. Sai le pagine gialle, quelle che una volta aperte le pagine gialle. E invece no, ora siccome è tutto su internet. Esatto, uno apre i kiwi. Aprilo con le mani. Io l'ho aperto con le mani. Guarda, ne incastro uno qua bello sulla lama. Ci provo. Ah, sul blender, vedi direttamente. E l'altro su. E l'altro te lo succhi. Fatto. Però mi sa che ce la faccio. Io lo succhio sempre. Guarda, eccolo là. Chi è? Guarda che schifo. Perché sto facendo questo? Guarda, detto questo, così si gocciola tutti. Gocciola sul kiwi stesso, dal quale nascerà un albero di albicocca. Dopodiché ci mettiamo le nespole. Nespole. Ce l'ho fatta! Ce l'hai fatta! Oh! Io farei un applauso bellissimo. Poi questa aperta? Sì, perché questo c'ha il nocciolo, se non l'apri si spacca. Ma te alzi, però te le stai a mangiare. Allora, quella la mangi tu dopo, ho detto. Con le mani. Fatto questo. Guarda che bello. Vado? Metti dentro. Ragazzi, qui c'è la frullanza. La frullanza. Cioè? La mela no. La mela no. No. La mela no. La mela me la mangio.
Tra l'altro io ho molta affinità con anch'io col mondo asiatico, sono di Prato. Posso? Sì, certo, fai bene. E come no, c'ho il piano. Ah, mi stanno toccando! La frullanza, la frullanza avviene così. Tira il via. Poi ovviamente qui abbiamo delle parti solide molto consistenti, quindi c'è una tecnica ulteriore che io ho strutturato, che si chiama blend and shake, che viene nel prendere il frullatore mentre frulla e fare questo. Se comunque facendolo tu fai anche il bicipite destro, cambia un po', fai il bicipite sinistro, ok? Bene, la frullanza termina in questo momento, ma va assunta come mia zia calabrese. Assunta. Quindi ora tu la assunta. Ora all'odore sembra praticamente ora il reparto geriatrico, il bagno del reparto geriatrico. Prego, come no? Ecco, ricorda giustamente proprio Paolo. Prego, fai un... Paolo era biondo, poi ne ha bevuto uno, c'ha la barba che sembra. Eh? Oh, è buono. Non metto in dubbio proprio. Si sente tutto il negozio, però del negozio si sente solo la pesca. È un negozio di caccia e pesca. Sai? Come se avessi accettato per quello. Io, secondo me, cioè questo vi aiuterà ad affrontare la... Io sono ovviamente i fruttariani. Io sono antifruttariano. Antifruttariano. Io non posso mangiare frutta. Non puoi mangiare frutta? No, mi dispiace. Niente. No. Quindi la serie di Marco Polo non verrà trasmessa in Macedonia. Esattamente. Sono incazzati neri. Ci credo. C'è l'ananas che mi ha chiamato l'altro ieri. Non hai capito il melone. Non hai capito l'anguria. Come se avessi accettato. Paolo. Tocca a me. Bevi. Tutte le volte poi alla fine. D'altronde. In realtà lui mi paga per io mi ricordo questa cosa, tipo è tipo che lo faceva con le palle di toro. Le palle di sapete toro. Sapete cosa vi state perdendo, guarda. Se ci fossero delle palle di toro. L'ignoranza, però. Delle palle di toro non te le posso assicurare, però delle palle di toro. Non le mie, perché ci ho provato una volta e niente, abbiamo cambiato frullatore, le lame si sono inceppate, anche se l'utilizzo è reale di quella parte fisica corporea che, se ben allenata, è la bustina del tè. Ma la bustina del tè e lì mi fermerei. Io mi fermerei alla bustina del tè, cioè, alla frullanza. E niente, quindi io direi che Netflix dopo questo ci darà il suo milione di dollari che ci aveva promesso per produrre la terza stagione. No, ma adesso cotto e frullato sarà su Netflix. Io spero che voi tutti dopo questa dimostrazione sarete grandi fan di questo programma, che sarà sicuramente un successo, che Gordon Ramsay si è già pronunciato e vuole comprare. E meno di prima, guarda, è poca cola. E con questo diciamo. Con questo siamo chiudendo. E la chiosa ce l'abbiamo. Ciao. Grazie Lorenzo. Grazie. Grazie Paolo. Grazie. E trovati un altro cuoco perché sono toccato. Ciao. Grazie per la frullanza. È stato un piacere. No, no, ma lascia pure. Te lo lascio, dai. Facciamo poi lo mandi una. Mi mandi una mail. Ti faccio sapere. Ti mandi una mail su tablet. Vi facciamo sapere assolutamente. Certo. Grande. Beh. Grande. Se poi vuoi fare con le bacchette. Fantastico.